Ciao ragazzi, il paradiso rappresenta il coronamento del viaggio di Dante, il punto più alto della sua fantasia creativa. Oggi ve ne daremo un'introduzione con questo video, ma prima di andare avanti, come al solito, se avete idee o suggerimenti, scriveteli qui sotto. La terza cantica è stata composta da Dante non prima del 1313 e fu completata solo nel 1321. Al paradiso è poi legata una leggenda che ci viene narrata da Boccaccio, ovvero i 13 canti perduti, così li chiamavano, erano stati rinveduti dal figlio Jacopo Alighieri dopo che Dante gli era apparso in sogno per rivelargli dove erano nascosti. Il paradiso, dicevamo, è il terzo regno dell'oltretomba visitato da Dante ed è guidato da Beatrice fino al canto 30. Come è facile aspettarsi, quello del paradiso è un regno etereo dai contorni sfumati, dove lo spazio perde quasi concretezza man mano che si procede con l'ascesa. È suddiviso in 10 cieli, rappresentati come sfere concentriche che ruotano intorno alla Terra, di cui l'ultimo cielo, il decimo, è il cielo dell'Empireo. Questo cielo è immobile e in realtà si estende all'infinito, infatti è la sede di Dio, degli angeli e dei beati. I primi 7 cieli prendono il nome del pianeta che ruota intorno a questi, mentre l'ottavo è il cielo delle stelle e il nono è il primo immobile, detto così in quanto è il primo cielo a muoversi e a imprimere in movimento a tutti gli altri. Nel decimo cielo, l'Empireo risiede invece Dio, circondato da 9 cori angelici e dalla candida rosa dei beati. Questi, a loro volta, sono divisi in 7 schiere a seconda dell'influsso celeste che hanno subito durante la loro vita. I beati dunque sono quelli che hanno avuto il premio finale e sono appunto disposti nel cielo dalla cui stella hanno subito l'influsso. Ovunque regnano pace e armonia e queste anime beate sono rappresentate come delle sagome di luce. Il paradiso è la cantica che è stata apprezzata meno purtroppo a causa del suo contenuto teologico, anche se in realtà Dante la considerava la migliore. Il linguaggio comunque varia da quello tecnico al latino, dai neologismi ai latinismi del mondo classico. Ci sono poi anche riferimenti scientifici alle scienze matematiche e a quelle naturali. Ma nonostante tutta questa ricchezza semantica, lessicale, retorica, teologica, in realtà la poesia del paradiso non perde mai di umanità. Bene, anche per oggi è tutto, continuate a seguirci nel nostro viaggio della Divina Commedia e ricordatevi di mettere un bel mi piace.